Oggi abbiamo pubblicato sul manifesto la lettera di Egidia Beretta Arrigoni, la madre di Vittorio Arrigoni, che chiede al figlio che cosa avrebbe scritto e urlato da Gaza in questi giorni. Una delle cose che più colpisce, che ho ritrovato in alcuni interventi, è l'invito a vedere Gaza fuori dall'uscio di casa, fuori dall'uscio di casa nostra. In che senso? Nel senso che quello che accade nel mondo e che approssima la guerra come una sostanziale inevitabilità deve spingerci ad una considerazione concreta su come noi stiamo partecipando a questa inevitabilità e che cos'è che la favorisce, quali sono i poteri che la favoriscono. Da questo punto di vista è molto significativa la questione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Aia, la quale, come sappiamo, non era chiamata a decidere se Israele fosse o meno genocida. Ha detto una cosa perfino più importante, ha rifiutato la richiesta di Israele di archiviare un'accusa così grave e infamante per lei, che nel 1950 aveva sottoscritto la convenzione di contro la violazione del genocidio, e in buona sostanza ha ribadito e detto che accettava l'imputazione. In buona sostanza, in questo momento Israele è imputata alla Corte di Giustizia dell'Aia per genocidio, questa è la verità cogente per il mondo occidentale e per Israele, poi spiegherò perché per il mondo occidentale, e ha obbligato Israele ad alcune cose fondamentali: un mese di tempo per non nascondere le prove. Ma la cosa più impellente, vista la drammaticità della situazione, che non riepilogo e che colpisce milioni di persone, ha obbligato Israele a far entrare subito aiuti umanitari in modo immediato, ha usato l'avverbio immediatamente, e in modo efficace. Dopo 12 ore, badate bene, pensate a come i poteri e i governi che ci guidano leggono e interpretano questa drammaticità. Dopo 12 ore gli Stati Uniti e subito l'Italia dietro, il governo italiano, hanno sospeso gli aiuti umanitari dell'URVA, in aperta contraddizione con questo tipo di indicazione della Corte di Giustizia dell'Aia, per la quale credibilmente si diventa correi di un plausibile genocidio. Non so se è chiaro il ragionamento che ho fatto. Ecco, noi ci troviamo di fronte a un governo in questo paese che ha questa impunità e supponenza. Perché? Perché per questo governo la guerra è una polizza assicurativa. Qualsiasi guerra dove noi possiamo partecipare, mi veniva in mente quando sentivo l'ambasciatore Ruffo che, se non sbaglio, in Yemen abbiamo bombardato per 8 anni con le bombe dell'RVM che abbiamo fatto in Italia, anche, figuriamoci se bastavano, però insomma noi abbiamo già partecipato a quella guerra. Qualsiasi guerra è una polizza assicurativa che accresce il valore, il ruolo di questo governo di estrema destra, per il quale è stato detto in modo molto chiaro, mi pare, in realtà una opposizione vera da parte del partito maggioritario non c'è, perché su questo dovrebbe essere
dovrebbe capire che l'elemento fondamentale è esattamente questa partecipazione alla guerra. Questo governo si accresce di volta in volta esattamente sui contenuti della partecipazione alla guerra. Adesso c'è la missione UTI, i quali UTI continuano a ripetere, adesso altri hanno detto già chi sono gli UTI, non mi dilungo, ma continuano a ripetere che le loro azioni sono in difesa di Gaza e per bloccare, impedire quello che sta accadendo a Gaza e per ridurre la pressione su Gaza. Quindi è una iniziativa militare, non c'è dubbio, ma di solidarietà e molto simbolica, perché colpisce solo alcune navi dentro, da Bab al-Mandeba a Suez. Che cosa facciamo noi? Ci impegniamo, dopo che gli Stati Uniti bombardano, non al cessate il fuoco per Gaza, per impedire che questa cosa continui, ma partecipiamo ad una missione militare, facendo partire una nave che è da guerra, raccontando che sì, l'ingaggio è quello militare, però solo se siamo attaccati. Siccome è difficile immaginare che saranno i barchini che attaccheranno le navi militari o i cargo americani o inglesi che passeranno, o israeliane, è facile immaginare che anche noi bombarderemo il territorio yemenita, riprendendo l'abitudine che avevamo da poco trascorso. Quindi la questione vera è che queste guerre danno aiuto e sostegno a questo governo, lo aiutano nelle sue politiche egemoniche. Il piano Mattei è un tentativo becero di ricolonizzazione dell'Africa, ma è un tentativo che poggia le premesse sul fatto che non si devono toccare i poteri militari di controllo di alcuni paesi in questo momento. Ed è fondamentale che vada avanti così. La vicenda ucraina, e qui dovremmo riflettere su come è possibile che nella cultura occidentale la storia prossima, quella che è accaduta poco fa, sia cancellata e tutto quanto cominci esattamente quando lo decidiamo noi. La storia, l'aggressione russa all'Ucraina comincia nel 24 febbraio del 2022. Ma quella guerra era iniziata nel 2014 e noi abbiamo prima impegnato e poi disimpegnato la nostra intelligenza per impedire con gli accordi di Minsk e il formato Normandia che quella guerra potesse scoppiare. Perché? Perché l'Unione Europea non ha solo un nome, non c'è il ministro degli esteri, non ha una politica estera, perché è demandata l'esistenza dell'Alleanza Atlantica, che va santificata e che deve continuare questa santificazione con le guerre, perché queste la alimentano. Allora, quindi, guardiamo, l'unico, credo, modo per essere vicini a Gaza, io vengo adesso da una cosa positiva, la voglio dire perché mi preme, è importante, sembra pubblicitaria ma la voglio fare, con Wassim Dakhmash, che è un intellettuale palestinese di grande valore, ha insegnato dialettologia araba all'Università di Roma e a quella di Alghero, come solidarietà con Gaza abbiamo preparato e uscirà a fine mese la terza edizione dell'antologia di letteratura palestinese. Penso che questa sia un'iniziativa di sostegno vero, perché uscirà con la Manifesto Libri, che è insomma una casa editrice combattiva, ma non è certo la Mondadori di Berlusconi, e però ecco, è molto meglio, io ringrazio. Voglio dire, non sembri, non è una questione pubblicitaria, voglio dire che la questione vera è sottolineare le radici di questo problema, le radici di un popolo e dei contenuti, le radici naturalmente che rispettano anche i contenuti dell'altro popolo, che è quello israeliano, che aveva consapevolezza del fatto che la cacciata di quell'altro popolo
era molto simile a quello che aveva subito lui. Ci sono stati intellettuali nella storia israeliana che hanno capito questo e dobbiamo trovare a questa conciliazione che veniva proposta. Solo questa consapevolezza dell'evitare il genocidio corrispettivo può essere l'elemento di conciliazione necessaria. E l'altra, dicevo, è guardare Gaza fuori dell'uscio, e cioè vedere le nostre responsabilità rispetto a chi ci comanda e al fatto che per questo governo la guerra è una polizza assicurativa.